È un open, sì. Sì. Gli stavo dicendo che sarà circa. Ora magari decidiamo proprio il numero di battute. Sarà 8 battute la prima volta. Scusate, 8 ripetizioni. E poi quella possiamo fare 4 ripetizioni. Il piacere di incontrare e conoscere Anton Giulio tramite una carissima amica pianista che seguiamo fin dall'inizio della sua carriera, che è Stefania Tallini, che non finiremo mai di ringraziare per averci presentato questo talento, questo ragazzo veramente di grandissima qualità. L'abbiamo incontrato appunto quando era appena quindicenne, quindi circa 5 anni fa, ed era già bravissimo. Ci ritroviamo oggi qui in una nuova session di registrazione, in una delle tante che sta caratterizzando questa produzione, e stiamo confermando quelle che erano le aspettative di questa produzione fantastica. Hold fast, evviva! Allora, loro. Sicuramente fantastico, dopo tantissimo impegno da parte di tutti, da parte dei musicisti soprattutto, e dopo un lungo percorso, un lungo periodo anche di prove, di incontri, studi, di raffronti tra loro, siamo arrivati quasi forse a metà dell'opera, stiamo ancora registrando, abbiamo fatto insomma varie sessioni di registrazione in studio, c'è stata una grande energia tra di loro e un interplay pazzesco. Io sono molto contento di far parte di questo progetto, in primis perché Anton Giulio è un ragazzo straordinario sia dal punto di vista umano che musicale e mi ricorda molto lo Jacopo di 10-11 anni fa, quindi ha quel desiderio, quella voglia di affrontare la musica e la vita che in modo rampante, non so se si può dire così, che però mi piace molto e mi dà tanta energia positiva. Inoltre c'è Ettore Fioravanti che è un maestro della batteria e altri maestri come Rosario Giuliani e Daniela Spalletta, quindi insomma è un piacere. Sono qui a Alfa Music e stiamo terminando di fare le registrazioni del disco di Anton Giulio Foti. E sono orgoglioso e sorpreso di questo ragazzo, ventenne, evidentemente dotatissimo, una persona che ha le idee chiare e che vuole fare la sua musica e farla molto bene. Quindi sono felice di aver partecipato a questa avventura. Bianco e azzurro sei tra le isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani mediterraneo da vedere. Sono molto contenta di essere stata invitata a partecipare al disco di Anton Giulio, che ho conosciuto già qualche anno fa in occasione di un concerto e devo dire che mi aveva già molto colpito per la sua energia, la sua vitalità musicale. E adesso che ho ascoltato i brani del disco, devo dire che quelle impressioni sono state ampiamente confermate perché la musica di Anton Giulio è veramente piena di energia, di audacia e anche in un certo senso di
equilibrio, di maturità. Quindi sono tutte doti che in un musicista così giovane come lui è fanno presagire un futuro importante nel mondo della musica. E quindi ringrazio Anton Giulio, Alfa Music, per avermi invitato. Sono molto felice di essere al fianco di musicisti straordinari come Jacopo Ferrazza, Rosario Giuliani e Ettore Fioravanti. Grazie. Grandi come mai. Quando sono stato chiamato da Fabrizio Salvatore per far parte di questo progetto, devo dire sinceramente che non conoscevo Anton Giulio, e quindi sono andato un po' a documentarmi, ho visto qualche video e quindi ho accettato molto volentieri. Avevo comunque capito che c'era un bel talento dietro a quella musica che ho ascoltato, e penso che abbiamo davanti uno dei talenti importanti del jazz italiano, che sarà appunto il futuro di quello che potrà essere poi la scena, farà parte appunto della scena jazzistica importante del jazz italiano. Possiamo iniziare a parlare di questo disco. I musicisti sono spaziali, fantastici. Io non finirò mai di ringraziare Jacopo Ferrazza ed Ettore Fioravanti, che mi accompagnano dall'inizio alla fine di questo viaggio, insieme a un immenso Rosario Giuliani e a una fantastica Daniela Spalletta, che saranno special guest in alcune delle tracce di questo album che si intitola Hold Fast. Un lavoro che finalmente arriva a compimento. Eravamo partiti da piccole jam. Ho iniziato a piantare i primi semi, penso nel 2014-2015, perché quella è stata la data di completamento, pseudo completamento del primo brano. Il primo brano che ho scritto di quest'album, che è Tesseract, hanno tutti dei titoli strani, però dietro ogni titolo c'è un significato. Spesso scrivo prima il titolo di una canzone o di un brano e poi scrivo la musica, o spesso associo il titolo a una musica che già ho in testa prima di terminare il brano. E voglio ringraziare Alfa Music, Alessandro Guardi e Fabrizio Salvatore, che hanno fatto un lavoro magistrale dall'inizio, continuano a farlo e sono due maghi, c'è poco da dire. Per scoprire perché dovrete conoscerli, quindi venite ai live dei concerti. Fast questa sera, concerto di anteprima a Monte Rotondo, è il mio paese di origine, o meglio il paese dove sono cresciuto, e ho imparato recentemente, troppo recentemente, che è importante essere legati alle radici, e quindi sono contento di aprire qui questo nuovo capitolo con questi musicisti fantastici. Insieme a me questa sera il trio che sarà su ogni brano dell'album Hold Fast. Con l'etichetta Alfa Music si parla di Ettore Fioravanti alla batteria e Jacopo Ferrazza al basso. Firm roots significa radici solide, ed è importante, fondamentale per qualsiasi cosa, avere radici solide. E le radici solide ne è la prova questo concerto, perché ho deciso di avere come concerto d'anteprima del mio album di debutto proprio Monte Rotondo, che è il posto dove io sono cresciuto. Quindi questo concerto ne è la prova di queste radici solide. Thank you.
questi musicisti che circondano con cui un rumore suona. Vabbè, ma esagerano. No, esagerano, ha ragione. Cioè, ci sono delle condizioni che giustificano il fatto che cui il suo orgoglio va bene. Diciamo che suonare con due musicisti che le cui iniziali sono identiche alla sua è una ragione di orgoglio. Questo significa che sulle riviste, quando metteranno i nostri gli album italiani, finiranno Fioravanti, Ferrazza, Foti. In ordine alfabetico. La lista bella, invece la E. Che diventa Fi, Fe, Fu, che è un pezzo che di... Che è un pezzo di Boy Shocker. Grazie Caterina, a Lupe, grazie al CM, al Comune, a tutte le persone che hanno organizzato questo evento e ripartiamo da qui, dai. Suonare con questi musicisti è una cosa per me impagabile. Non ha termini di contrattazione perché è soltanto una roba... assurda quando ti capita. Poi un paio di settimane fa neanche avrei mai immaginato di avere accanto a me